È sempre grande spettacolo sulla Podgorin di Krajiskogora e ancora una volta il gigante maschile non ha deluso e domani ripeterà ancora una volta questo grandissimo show, questo grandissimo spettacolo. Vince Henry Christoffersen, il norvegese, è l'unico che quest'anno ha vinto contro Odermatt in gigante, Odermatt che vince la coppa di specialità. Praticamente suggella anche la Coppa del Mondo generale con questo meraviglioso secondo posto ex aequo con un altro grandissimo atleta, un altro grandissimo talento come Lucas Broten. Ma veramente abbiamo visto una gara bella, una gara spettacolare, una gara piena anche di colpi di scena come quelli di Zankraniec e Alexis Pantoureau, che sono usciti nella seconda manche dal podio, sono usciti dalle prime posizioni, entrambi sono arrivati lontani, decimo e undicesimo, e che ci ha dato delle buone risposte anche comunque in ottica Italia, perché un Luca Deli Prandini che è sesto, una prestazione solida, una prestazione che sa ancora una volta di progresso comunque rispetto a il post infortunio, visto che ancora insomma Deli Prandini non si è ripreso al 100% dopo il brutto infortunio di Adelboden, ma oggi nella seconda manche abbiamo portato anche Giovanni Borsotti, ma soprattutto Hannes Zingerle e Filippo Della Vite. Filippo Della Vite molto bravo, perché alla fine è arrivato 21esimo, ha recuperato ben 6 posizioni, ha fatto una buonissima gara. Pippo Della Vite, che è arrivato secondo ai mondiali junior quest'anno, è giusto insomma che cominci anche ad abituarsi a qualificarsi alle seconde manche per racimolare sempre più punti, per avere sempre pettorali più favorevoli, ecco questo talento azzurro che ha fatto un'ottima seconda manche, ma un'ottima seconda manche la più scintillante di tutti l'ha fatta Loic Meillard, perché questo svizzero è veramente in un momento molto positivo di questa stagione, della sua carriera in generale. Lo svizzero che è arrivato addirittura quarto dalla 18esima posizione, veramente una grandissima rimonta da parte di Meillard, e ha vinto però il più forte. In questo momento Christoffersen è il più forte, perché anche a livello tecnico è tornato ad essere un riferimento, e oggi ha sciato veramente in maniera perfetta. 4 vittorie stagione dopo le 2 di Garmisch in slalom, e evidentemente da Garmisch in poi qualcosa nella testa di Christoffersen è scattato, qualcosa ha fatto click e il rendimento come d'incanto si è innalzato in maniera assolutamente verticale, quindi molto molto bravo Christoffersen, ma bravissimi anche Odermatt con una gran seconda manche e lo stesso Broten, perché Broten ragazzi anche lui, Broten e McGrath, veramente ne parlavamo l'altro giorno, sono due ragazzi che davvero daranno un futuro assolutamente florido nello sci alpino per la Norvegia nelle discipline tecniche, perché veramente sia in slalom sia in gigante questi due ragazzi sono fenomenali e non sono secondi a nessuno, quindi davvero possono continuare ad avere questo rendimento. Insomma, domani il secondo gigante, domani ci sarà ancora spettacolo. Intanto negli altri sport, anche nello snowboard cross a Reiteralm è arrivata un doppio podio, una vittoria da parte di Lorenzo Sommariva e un bel secondo posto da parte di Michela Moioli, quindi insomma anche l'Italia i suoi colpi li batte. Ieri è arrivato il podio meraviglioso da parte di Marta Bassino, il terzo stagionale, seconda dietro ad una inarrivabile Petra Vlhova, che ha riaperto anche le lotte per la classifica generale di Coppa del Mondo, quindi attenzione anche a Petra Vlhova, lo slalom di oggi ci dirà tanto ad ore. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e a questo punto arrivederci anche al prossimo video.